Sì, penso che abbiamo preparato molto bene gara, abbiamo provato su tutte le difese, provare tutte le soluzioni. Non era facile perché il primo tempo era un gioco a scacchi. Abbiamo fatto quello break ultimi un minuto e mezzo di due minuti alla fine più tre, poi intelligente, squadra ha giocato molto bene, saputo gestire e allungare tutto il secondo tempo. Avete trovato anche delle buone sinergie di una squadra con tante individualità, tante giocatrici molto forti, dove non è sempre facile, no? Far coesistere tanto talento tutto insieme in mezzo al campo, invece siete riuscite poi nel corso della partita anche a superare una squadra che invece magari della forza di squadra, della sinergia, del fatto che le proprie giocatrici si conoscano di più, fa la sua forza come Salerno. Ok, anche Salerno ha fatto tanti acquisti come noi, sicuramente dall'agosto che stiamo lavorando, può essere che oggi hanno interpretato più bella partita dall'inizio del campionato. Vittoria dunque per la AC Life Stellerice, è una vittoria che vi dà anche sicurezza in tema campionato. Adesso a febbraio c'è la Coppa Italia, tra meno di un mese si giocherà in Coppa Italia, poi il rush finale per i playoff scudetto. Tra l'altro avrete un finale di regular season con tanti scontri diretti uno dopo l'altro. Ecco, portare a casa un trofeo dà sicuramente maggiore sicurezza, maggiore consapevolezza nella propria forza. Sì, sicuramente ci dà una forza questo risultato qui per continuare il nostro lavoro. Adesso è testa alla Coppa Europea, proviamo anche di là, perché no? Andiamo a fare e provare, come si chiama, fare nostro anche in campo europeo. Questa sera festeggia la AC Life Stellerice, lo dicevo con Nicola Manojlovic, tecnico di Erice, vi siete portate quell'eredità dello svantaggio del primo tempo, quella accelerazione di Erice sul più tre, non siete poi più riuscite anche col cambio di difesa, anche con maggiore aggressività, a rimetterla in piedi. Avete avuto anche difficoltà poi a segnare nel secondo tempo. Sì, diciamo che abbiamo sbagliato tanto a tu per tu il primo tempo, quindi abbiamo permesso di avere quel piccolo distacco che poi ovviamente pesa nell'equilibrio di una partita. Abbiamo provato un po' a riprenderla, però è ovvio che quando apri un po' la difesa si prova il tutto per riprendere la partita, però si apre, si lasciano più spazi, bisogna essere perfetti. Oggi ovviamente non lo siamo stati, è giusto, ha meritato Erice di vincere questa coppa. Noi dobbiamo far tesoro di questa sconfitta e ripartire da mercoledì, abbiamo già la prima di campionato, un anticipo importante, poi abbiamo la coppa, quindi non possiamo perderci d'animo, dobbiamo cercare di rimetterci subito in carreggiata. Una squadra certamente ringiovanita, molto ringiovanita rispetto all'anno scorso, Salerno, che però adesso avrà subito, come dicevi, in campionato la possibilità di switchare, c'è la European Cup, c'è subito tra meno di un mese la Coppa Italia, inizia una parte di stagione importante. Sì, è così, inizia. Sapevamo che questa era una parte importante della stagione, abbiamo questa esperienza importante in Coppa e niente, io penso che le ragazze hanno già capito che questa è tutta esperienza. L'anno scorso dopo la Coppa Italia ci siamo rialzati e abbiamo ripreso il nostro cammino in maniera importante e penso che lo faremo anche quest'anno.